tanto qualche schiaffo serve per ritrovare unità d'intenti, per ritrovare la giusta umiltà, per farci capire i reali valori e cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Quindi un incidente di percorso, paradossalmente credo nella miglior partita giocata in trasferta sotto l'aspetto della fase di possesso, e dove errori individuali pagati a caro prezzo, insomma, ci hanno fatto perdere una partita che avremmo potuto, ripeto, ai punti tranquillamente come minimo pareggiare. Però pensiamo al Cesena, la gara contro un'ottima squadra, ripeto, costruita per vincere il campionato, e quindi ci vorrà il miglior Avellino per venire a capo di una partita, ripeto, molto difficile e sicuramente spigolosa. Pensiamo al Cesena, lo sai, no? La partita più importante per me è questa qua, questa di domani, e poi dopo pensiamo alla prossima. La nostra forza è sempre stata quella di pensare una partita alla volta, di concentrarci in maniera totale sull'impegno più ravvicinato, in modo da non lasciare niente per strada, e quindi è quello che voglio, che i ragazzi abbiano questo tipo di approccio. Ogni squadra prenda un po' il carattere del proprio allenatore, no? Quindi il Cesena in persona, sotto questo aspetto, il carattere di Bisio, un allenatore molto preparato, che carica molto i propri uomini, che cambia. Non dico tutte le domeniche, ma quasi modulo, quindi anche per questo dovremmo essere molto attenti e pronti a qualsiasi evenienza. Quindi non sappiamo con che modulo scenderà in campo, sappiamo che li ha fatti quasi tutti, quindi i ragazzi sanno che veramente domani dal primo minuto devono essere pronti a cambiare in corsa, ad adattarsi velocemente alle varie strategie dell'avversario. È normale che a Crotone ho preferito cambiare il meno possibile, però c'è qualcuno che ha bisogno anche di un attimino di rifiatare. Abbiamo recuperato dei giocatori importanti, e quindi chi è rientrato dalla squalifica, chi dà infortuni di lungo corso, quindi sicuramente ho la rosa più numerosa rispetto alla settimana scorsa. Quindi domani potremmo rivedere Tony appunto. È una possibilità, ormai sono 2 settimane piene che si allena a pieno regime, quindi è un giocatore che è completamente recuperato. Una qualità che hanno questi ragazzi di essere consapevoli quando non riescono a dare quello che potrebbero, no? Ed è anche umano, ci mancherebbe altro, ci possono essere delle battute d'arresto, quindi hanno la capacità di autocritica, credo che sia importante e fondamentale, quindi proprio per questo motivo ritrovano subito quelle motivazioni per poi approcciare alla settimana di lavoro nel miglior modo possibile. Quindi ripeto, è una qualità che hanno i miei ragazzi. Ma io credo che il Cesena stia mantenendo comunque quelle che è quella per cui è stata costruita, comunque una squadra costruita per arrivare come minimo ai playoff e cercare poi di vincere il campionato. Con una partenza un po' in sordina, poi ha trovato una buona continuità di risultati e di vittorie, che l'hanno poi proiettata anche ad essere primi in classifica per alcune giornate o per una giornata. Diciamo che l'Avellino, che è cresciuto tantissimo dall'inizio, dove naturalmente eravamo una neopromossa, siamo una neopromossa con tante incognite, invece poi strada facendo abbiamo dimostrato di poterci stare in questa categoria, di affrontare le squadre alla pari, ce la giochiamo con tutte, e sicuramente l'Avellino ha dimostrato qualcosina in più rispetto a quelle che potevano essere le attese. Credo che il Cesena stia mantenendo, ripeto, quelle che sono le sue prerogative in un momento non felicissimo di risultati, però ti posso assicurare, vedendo le partite del Cesena, che è comunque una squadra che crea, che è sempre molto pericolosa, giocatori davanti di talento, di grandissima qualità, e quindi una squadra che in qualsiasi momento ti può mettere veramente in difficoltà. Lo sai quanto comunque a volte un cambio possa determinare una partita, no? Tante volte abbiamo fatto i complimenti a chi era subentrato in partita, ci aveva
dato quello che la squadra aveva bisogno. Poi ci sono dei momenti, delle partite dove alcuni cambi non hanno l'effetto sperato, quello ci può stare, ovviamente poi faccio le mie valutazioni e come tutti voglio dire. L'importante è che ci sia comunque l'approccio mentale, quello non posso dire niente. Poi alcune giocate potevano essere fatte in maniera diversa, ci poteva essere un impatto diverso, questo lo so. È anche vero che poi negli ultimi 15 minuti la partita è stata molto spezzettata. Il Crotone è stato molto bravo a prendere delle punizioni, ci ha rotto un po' il ritmo e noi non siamo stati più bravi come in precedenza, però sono d'accordo con te. È solo merito dei ragazzi che attraverso grandissime prestazioni, attraverso il grandissimo spirito di sacrificio hanno dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia e quanto ci tengano a portare sempre in alto il nome di Avellino. Quindi, poi ci possono essere, ripeto, delle partite dove non riusciamo a fare risultato, però la squadra, ripeto, fino al 90esimo, al 95esimo ha cercato in tutti i modi di giocare, offrendo un bel calcio, creando tantissime occasioni. Quindi c'è rammarico da parte di tutti della sconfitta, però naturalmente la si prende in maniera più positiva, tra virgolette, proprio per come è maturata. E poi da domenica mattina cerchiamo di regalare qualche altra cosa ai nostri grandi tifosi.